A metà partita, Domenico gettava lì una parola. Sabato verresti a confessarti? Ma sì, vengo. Adesso però giochiamo. A Domenico bastava. Al sabato sapeva lui, con garbo e gentilezza, richiamare la promessa alla mente dell'amico. La Torino del 1855 non era certo motorizzata. Solo lunghe file di carri si snodavano per le sue strade e sovente al cigolio pesante delle ruote si mescolavano le orribili bestemmie dei carrettieri. Che fai? Perché ti togli il cappello? Non hai udito quella bestemmia. Vorrei dire a quell'uomo di smetterla, ma è arrabbiato. Ho paura che farebbe peggio. Allora mi accontento di dire: sia lodato Gesù Cristo. Ma un giorno la triste litania di un carrettiere non accennava a smettere. Scusate, buon uomo, potreste farmi un favore? Parla, ragazzo. Saprebbe dirmi dov'è l'oratorio di Don Bosco? Mi dispiace, non lo so. E allora mi potrebbe fare un altro favore? Sì, volentieri. Che cosa? Di non bestemmiare più. Bravo, ragazzo. Hai ragione. È un vizio che proprio non sta bene. Beh, farò il possibile. Spesso Domenico mi diceva: Don Bosco, mi piacerebbe diventare prete come lei, radunare tanti ragazzi, far loro del bene. Ma non si accontentava solo di sognare. I ragazzi abbandonati andava a cercarli nei cortili, i ragazzi meno educati, ignoranti, scortesi. Scherzava con loro, giocava, rideva, li portava con sé in chiesa. Maggio, il mese della Madonna. Avete sentito? Don Bosco desidera che facciamo un altarino in camera. Ma come lo farai? L'altarino costa. E dove prenderemo i soldi? Aspettate, ho un'idea. Ecco i libri che ho preso come premio. Possono servire per una lotteria. Bravo, Domenico. È un'idea magnifica. Vacanze 1855. Domenico torna ai Verdi Colli di Mondonio. Come si sta nella capitale, Domenico? Sei stato promosso, Domenico? Sì, sì. Raccontaci qualcosa. E Domenico raccontava i bei fatti sentiti da Don Bosco, spiegava il catechismo e dopo la chiacchierata conduceva gli amici in chiesa per una visita a Gesù. Le vostre vacanze non devono essere la vendemmia del diavolo, ma la mietitura del Signore. Settembre, si torna a Valdocco. Oh, bentornato, Domenico. Ti sei riposato bene? Come stanno i tuoi genitori? Bene, grazie. Vedo che hai una cera stanca. Qualcosa non va. Va tutto bene, Don Bosco. Però c'è una cosa. Dimmi, figliolo. Non sono ancora santo. E io voglio diventare santo, e in fretta. Se non mi faccio santo, non faccio nulla. Mi aiuti lei. Il colera. È scoppiato il colera. Aiuto, però. È scoppiato Dio. Il colera. Oh, grazie, ragazzi. Senza il vostro aiuto io sarei morto come un cane. Che Dio vi benedica, ragazzi. Ma ditemi, voi non avete paura del colera? No, Don Bosco. Ah, Don Bosco. Oh, lo conosco bene, quel santo prete. È lui che vi ha mandati? Sì, è stato lui. E ci ha promesso che se porteremo al collo la medaglia della Madonna, nessuno di noi sarà colpito dal colera. Signore, qui nella casa ci deve essere un malato di colera. Ti sbagli, ragazzo mio. Qui, grazie a Dio, siamo tutti sani. Ma ne siete sicuro? Sicurissimo. Eppure ci deve essere. Permettete che dia uno sguardo. Girarono insieme le camere e le soffitte. Nulla. Finalmente, in un angolo, una vecchia in agonia. Si corre per il sacerdote e quella povera vecchia donna può morire in pace con la speranza di vedere Dio.
Ora, all'oratorio, è tornata la calma. Ma la mente di Domenico lavora. Vuol fare una cosa bella per la Madonna. Ha visto attorno a sé alcuni giovani veramente in gamba, che fanno del bene tra i compagni. Avrei una proposta da farvi. Vorrei con voi fondare una società che avrebbe questo scopo: aiutare Don Bosco e i nostri superiori nel lavoro tra i giovani. Domenico me ne parlò e io la provai. Nacque così la Compagnia di Maria Immacolata. 8 giugno 1856. Attorno all'altare della Madonna, il manipolo scelto, il piccolo battaglione d'assalto è pronto. Domenico legge adagio il regolamento che egli stesso ha tracciato con mano sicura. Ha 21 articoli, ma si può compendiare in 3 parole: purezza, pietà, apostolato. Ciao, come stai, Piero? Non tanto bene. Ti vedo un po' triste oggi. Cosa ti è capitato? Ieri un mio compagno mi ha fatto lo sgambetto e io gli ho dato uno schiaffo. Don Bosco ci ha visti ed è rimasto male. Ieri sera, dopo la buonanotte, non ha permesso che io gli baciassi la mano. Capisci? Don Bosco non è contento di me. Beh, la cosa si può aggiustare facilmente. E come? Cerca il tuo compagno. Vai insieme con lui da Don Bosco e chiedetegli perdono. Hai ragione. Farò così. E adesso forza, andiamo a giocare, vieni. Lasciami vedere quella figura in alto. Fai vedere quel foglio anche a me. Ragazzi, guardate, c'è anche Domenico che vuol divertirsi. Così non va, cari. Il Signore gli occhi ce li ha dati per guardare le cose belle, non per guardare queste sconcezze. Ma noi volevamo solo ridere. In fin dei conti, che male c'è? Come? A guardare queste cose non ci trovi alcun male. Allora vuol dire che sei abituato a guardarle. E questo è molto pericoloso, sai? Qual era il segreto di Domenico, del suo sorriso, della sua allegria sempre limpida? La confessione e la comunione. Si confessava ogni settimana e ogni mattina era alla balaustra a cibarsi di Gesù. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha in sé la vita. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Guarda come ti sei sporcato, Domenico. Chissà perché hai voluto inginocchiarti come una vecchietta in mezzo alla strada. Passava il Santissimo e quando passa Gesù io non solo mi getterei nel fango, ma anche nel fuoco. Un altro giorno si ripeté la stessa cosa, ma questa volta accanto a Domenico c'era per caso un soldato. Il chierichetto scuoteva il campanello ed avvertiva che passava il re dei re. Ma il militare rimaneva lì, rigido e impalato. Quando ecco vide quel ragazzo inginocchiato, cavarsi di tasca il fazzolettino bianco, distenderlo per terra ed invitarlo con un sorriso gentile ad inginocchiarsi. Confuso, il soldato si inginocchiò, ma nel fango pure lui. Anche Domenico era figlio della terra. Anch'egli sentì l'impeto delle tentazioni. Ma volendo che il suo corpo fosse sempre un tempio santo, decise di vincere se stesso con la mortificazione. Ma Domenico, cosa fai? Dormire con una coperta sola in pieno inverno? Ma vuoi buscarti una polmonite? Copriti con questa coperta, fa freddo. Ma, Don Bosco... Ascolta, Domenico, ti proibisco assolutamente qualunque penitenza. Siamo intesi? Prima devi chiedere il permesso a me. Sì, Don Bosco. Don Bosco, Gesù ha detto che dobbiamo fare penitenza per poterci salvare. Io non ne posso fare nessuna. Non è vero, Domenico. La penitenza che vuole da te il Signore è l'ubbidienza. E poi sopporta il caldo, il freddo, la fatica, tutto quello che il Signore ti manda senza lamentarti. Vedi quante penitenze puoi fare?
Ma io volevo fare qualcosa di speciale. Niente di speciale. La penitenza più bella è fare le cose ordinarie straordinariamente bene. Quando si passava per Porta Palazzo, i baracconi, i saltimbanchi, i balli attiravano gli sguardi di tutti. Ma guarda anche tu, perbacco. Cosa vuoi fartene degli occhi se non guardi queste cose? Cosa voglio farmene? Voglio conservarli puri per guardare il volto della Madonna quando sarò in paradiso. Ma Domenico, come puoi mangiare quel pane ammuffito? Certo, io non lo mangerei anche se mi pagassero. Il pane è un gran dono di Dio, e perciò anche la più piccola parte di esso merita la nostra gratitudine. Ma sì, lo capisco, ma perché devi mortificarti continuamente? Ciascuno fa ciò che può. Io non sono capace di fare cose grandi per il Signore. Mi accontento almeno di fare queste piccole cose. Una sera Don Bosco chiamò i suoi piccoli cantori. Bisognava recarsi al santuario della Consolata per cantare alla funzione serale. Anche Domenico cantò con i compagni e cantò anche da solo. Chi è quel ragazzo che canta così bene? Ah, canta veramente bene. Che cos'hai, Domenico? Ti senti male? No, no. E allora, perché piangi? Vede, Don Bosco, quando cantavo in chiesa, sentivo di cantar bene. E dentro di me me ne sono un po' insuperbito. Poi sono venute anche quelle persone a lodarmi e così tutto il merito se n'è andato. Volevo cantare solo per il Signore, invece. Salve. Non conosci ancora nessuno qui, vero? Hai ragione. Non conosco proprio nessuno. Ma mi piace guardare gli altri giocare. È bello. Come ti chiami? Camillo Gavio. E voglio diventare pittore. Scommetto che senti un po' di nostalgia della casa. Ma passerà, vedrai. Però non devi essere triste. Sai, noi qui facciamo consistere la santità nello stare molto allegri. Camillo e Domenico divennero amicissimi. Però soltanto 2 mesi dopo, una grave malattia di cuore colpì Camillo. Poi, rapidissima, la morte. Addio, Gavio. Io sono sicuro che ora sei nel cielo. Perciò, prepara un posto anche per me. L'amico più caro di Domenico fu Giovanni Massaglia. Erano quasi compaesani. Giunti contemporaneamente all'oratorio, avevano ambedue lo stesso grande desiderio, diventare sacerdote. Il giorno più bello di questa amicizia fu quello in cui il Massaglia, più anziano di Domenico, poté vestire l'abito chiericale. Chissà se verrà un giorno così bello anche per me. Ma nell'inverno che seguì, Massaglia fu colpito da una grave malattia e il 20 maggio volava in paradiso. Gavio, Massaglia, ora sento che tocca a me. Verrò presto a raggiungervi nell'immensa felicità del cielo. Gli ultimi tempi di Domenico brillarono di luce soprannaturale. Dovendo un giorno recarsi in famiglia, fece la strada a piedi da Castelnuovo a Mondonio. Sei venuto a piedi? Come mai? Potevi iscriverci, ti venivamo a prendere, fare tutta la strada da solo. Non ero solo. Appena sceso a Castelnuovo, ho incontrato una maestosa signora che ha fatto la strada con me e mi ha accompagnato fin qui. Una signora? Perché non l'hai fatta entrare in casa? L'avremmo ringraziata. Anch'io volevo, ma quando siamo stati vicino al paese, è scomparsa. Un giorno la mamma di Savio era a letto sofferente. Domenico apparve al suo capezzale, l'abbracciò e ripartì subito per Torino. Da quel giorno la mamma cessò di soffrire. E quando la gioia di una nuova nascita rallegrò la famiglia, la mamma si accorse di avere al collo lo scapolare della Madonna,
che Domenico, nell'abbraccio, le aveva lasciato. Attraverso i muri opachi, a distanze proibitive, Domenico vedeva anime da salvare. Don Bosco, venga con me, presto! C'è una bell'opera da fare! È qua che deve entrare! Presto, Don Bosco, altrimenti non fa più in tempo. Mio marito ha avuto la disgrazia di farsi protestante. Adesso è in punto di morte e domanda per pietà di poter morire da buon cattolico. Hai visto Domenico? Lo cerco da 3 ore. Dove si è potuto cacciare? Domenico! 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 Gesù, io vi amo e vi voglio amare fino alla morte. Fatemi piuttosto morire che commettere un solo peccato. Domenico. È già finita la messa, Don Bosco? Vedi, sono già 2 dopo pranzo. Povero me, mi lascio prendere dalla distrazione. E poi mi sembra di vedere tante cose belle che le ore passano in un momento. Don Bosco, quando andrà a Roma, dica al Santo Padre. Avanti, avanti. Cosa devo dire al Santo Padre? Vede, un mattino, ringraziando dopo la comunione, fui sorpreso da una forte distrazione. Mi parve di vedere una grande folla avvolta in una densa nebbia. Poi vidi il Santo Padre Pio IX che, tenendo in mano una fiaccola, avanzava verso quella gente. Man mano che avanzava, la nebbia spariva al calore di quella fiaccola. E sentì una voce. Questa fiaccola è la religione cattolica che deve illuminare l'Inghilterra. Quando Pio IX seppe da Don Bosco della visione del ragazzo, disse con commozione: «Ho già fatto tanto per quella nazione e farò ancora di più». Intanto la salute di Domenico declinava rapidamente. Don Bosco, assai preoccupato, fece visitare Domenico. La sua gracile complessione, l'intelligenza precoce e la continua tensione di spirito sono come lime che gli rodono insensibilmente ma continuamente le forze vitali. C'è qualche rimedio, dottor Vallauri? Purtroppo no. Il rimedio più utile, più efficace, sarebbe lasciarlo andare in paradiso. Domenico, hai una tosse forte e non vuole passarti. Io credo che per rimetterti in salute sia meglio che tu torni un poco in famiglia. Ma no, Don Bosco, io sto bene qui. Mi lasci all'oratorio. Lo so, ti costa molto, ma è meglio che ci vada. L'aria natia ti ridarà nuovo vigore. Fai un sacrificio per il Signore. Venne a prenderlo il papà col calesse. Avrei voluto finire la mia vita qui, all'oratorio. Se fossi rimasto, sarebbe stato un disturbo solo di pochi giorni. Oh, ma non dire così, Domenico. Vai a casa, ti rimetti in salute e poi torni. No, no. Vado e non potrò tornare più. Don Bosco, dal cielo potrò vedere i miei compagni, l'oratorio. Potrò venire a far loro visita. Sì, sì, Domenico. Li vedrai. E potrai venire se il Signore permetterà. Arrivederci, Domenico! Ciao! Arrivederci! Arrivederci lassù. A Mondonio sembrò riprendersi, ma poi la malattia precipitò. Papà, è bene che facciamo un consulto col medico celeste. Desidero confessarmi e ricevere la Santa Comunione.
Egli sapeva che quella era l'ultima comunione della sua vita. Alla sera chiese l'estrema unzione. Era il 9 marzo 1857. Babbo, leggimi le preghiere della buona morte. Misericordioso Gesù, quando l'anima mia comparirà dinanzi a voi e vedrà per la prima volta lo splendore immortale della vostra maestà, non respingetela dalla vostra presenza. Degnatevi accoglierla nell'abbraccio amoroso della vostra misericordia, affinché canti eternamente le vostre lodi. Oh, che bella cosa! Io vedo. E Domenico partì da questa terra incontro al suo Signore. Alcune sere dopo, avvolto in una luce purissima, Domenico tornò a far visita al suo buon papà. Oh, Domenico! Domenico mio, come va? Dove sei? Sei già in paradiso? Sì, papà. Sono in paradiso. E lo vide tornare anche Don Bosco, parecchi anni dopo, in un sogno meraviglioso che raccontò ai suoi giovani. Domenico era bello come un angelo ed era alla testa di una schiera infinita di giovani. Una tunica candidissima gli scendeva fino ai piedi e una fascia rossa, preziosissima, gli cingeva i fianchi. Poi mi mostrò un magnifico mazzo di fiori e mi disse: presentalo ai tuoi figli perché possano offrirlo al Signore. Fa che tutti lo abbiano e che nessuno ne sia privo. Se io fossi il Papa, non avrei nessuna difficoltà a dichiarare santo il nostro Domenico Savio. Così disse Don Bosco, ed era convinto che un giorno la Chiesa l'avrebbe elevato agli onori degli altari. 9 luglio 1933. Domenico Savio viene proclamato venerabile. 5 marzo 1950. Domenico Savio venne proclamato beato. 12 giugno 1954. Domenico Savio venne proclamato santo. Da quel giorno cominciò il trionfo di Domenico. Il mondo giovanile lo accolse in una gara di gioia e di festa. Ed ora, con in mano il piccolo foglio su cui nel giorno della prima comunione aveva annotato i suoi propositi, Domenico veglia e sorride da tanti altari, in tante scuole e in tante officine, dove i giovani si aprono allo studio e al lavoro. L'hanno voluto essi accanto e lo sentono amico e fratello. E quando il male scatena le sue bufere, essi lo guardano e il loro volto si illumina del suo sorriso, della sua bontà. E le labbra ripetono le parole che le sue labbra scandirono per la prima volta. La morte, ma non peccati.